Allora, dovremmo esserci anche se io non mi vedo ancora. Ci siamo? Sì. Eccomi qua, adesso mi vedo. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Io sono Pino Pace, faccio l'autore, il direttore di festival, il formatore, ma sono qua soprattutto in veste di ex allievo dell'Istituto Bodoni, all'epoca si chiamava solo Bodoni, adesso è Bodoni Paravia, che organizza questo ciclo di incontri. Nell'ambito di una manifestazione, che ormai è una manifestazione che inizia ad avere un po' di tempo, che si chiama Giovani Sguardi, ed è una maniera per la scuola per uscire e per far uscire il lavoro che si fa durante l'attività didattica con i ragazzi, con gli insegnanti, e per far entrare dentro la scuola le voci e i volti, in questo caso anche delle persone che lavorano all'esterno, ma che fanno delle pratiche artistiche professionali vicine al corso di studi dell'Istituto Paravia. Questo qui è un appuntamento che ho organizzato con Ritzos Albesteiner di Milano, col MIUR, col MIBAC, ma tutti quanti questi riferimenti li potete trovare poi sui siti che io penso che siano un po' disseminati tutti quanti i social, in tutti i canali dove avviene questa chiacchierata, e quindi vi prego e vi invito ad andare a guardare. Oggi siamo qui con Arianna Polla, che è una studentessa del Bodoni Paravia, e con tre professionisti che sono Simone Giampaolo, che è un direttore dell'animazione che ci parla da Londra, con Cristiana Covone, che invece è una specializzata in aspetti speciali. Lei ci parla dalla Germania, da Stoccarda, e questo mi fa particolarmente felice perché io sono un vecchio europeista, per cui secondo me stiamo parlando della nostra patria, dell'Europa, e con Francesco Gatto, che è un fotografo e un artista di computer grafica, e anche lui ci sta parlando da Londra. E loro hanno fatto dei percorsi diversi, proveremo un po' a seguire in quest'ora di tempo che abbiamo a disposizione, e ci racconteranno un po' come si lavora nell'ambito dei cartoni animati in 3D e come si arriva a lavorare. Loro sono tre giovani italiani che in qualche maniera hanno fatto dei percorsi che li ha portati a lavorare in questo settore molto interessante e di lavorare. Però adesso vorrei far parlare un attimo prima Arianna Polla, che ci racconta un po' anche lei come arriva qua, nel senso l'esperienza che ha fatto, che classe fa, cosa sta facendo nell'ambito di questa attività, di questi giovani sguardi, queste attività che si svolgono all'interno dell'istituto, mentre prego Teo Cavalluzzo, che si occupa della regia, di mandare in onda la clip. Va bene? Arianna. Sì, allora, io faccio quinta, quindi il mio percorso è quasi, quasi alla fine, quello scolastico delle superiori. Giovani Sguardi è un progetto veramente, veramente, veramente che ci dà la possibilità di pubblicare i nostri lavori e quindi farci conoscere quello che siamo capaci, quello che siamo arrivati oggi. Quindi siamo molto, molto contenti di poter partecipare. Questo bellissimo. E niente, sono molto loro riguardo quello che il nostro comunque il percorso che ad esempio prendere che hanno raggiunto Sentivo degli echi, adesso tra l'altro sono gli echi, dovete perdonare, sono un po' gli incerti di queste strane dirette che ci troviamo a fare in questi periodi un po' particolari delle nostre esistenze. Grazie Arianna. Io purtroppo poi magari puntualizziamo un po' due cose verso la fine. Abbiamo dei tempi abbastanza contingentati, per cui vi propongo di andare avanti e poi magari torniamo su alcune cose. Chiunque ci segua sui social può fare delle domande, naturalmente, scrivendo dei messaggi sui social, e noi queste domande vedremo un po' di girare durante la chiacchierata. Però direi di passare davvero la parola a loro, che sono un po' i protagonisti del incontro qui, e comincerei subito con Simone Giampaolo, che ci racconta un po' qual è il suo lavoro, come ci è arrivato a questo lavoro qui. Ti prego Simone, sii autonomo, nel senso che di pure ateo quando è il momento di mandare i contributi, quindi gestito la voce. Io magari intervento iniziando per una domanda o per puntualizzare cose. Grazie mille. Grazie a te. Ciao a tutti, buongiorno.
Sono Simone Giampaolo, in diretta da Londra, e innanzitutto mi piacerebbe lanciare il primo contenuto, l'introduzione, Teo, per favore, così che possa spiegare, ecco, di cosa parleremo oggi insieme ai miei colleghi Cristiana e Francesco. Fare cartoni animati è molto complesso, soprattutto in 3D. Il 3D necessita un team dietro, ci vuole un team di produzione perché un cartone in 3D venga realizzato. E questo team ha componenti artisti che coprono tante mansioni, tra le quali quella dell'animatore e regista, come la mia, quella dell'artista degli effetti visivi, come quella di Cristiana, e il lighting artist, come quello di Francesco. Ma adesso, parlando più in soldoni, mostriamo alcune clip, ecco, di cosa si tratta. Se possiamo vedere il nostro video combinato, ecco, adesso toccheremo alcune di queste mansioni, tra quelle quali la mia, che si occupa più della performance, l'acting e la recitazione del personaggio. Dopodiché lascio la parola adesso a Cristiana, brevemente, per riassumere quello di cui si occupa lei. Qui vediamo dei clip di Cristiana. Qui vedremo una sequenza di shots a cui ho lavorato e poi entrerò un pochino più nel dettaglio su alcuni di questi per magari dare appunto una spiegazione un pochino più approfondita su quello che c'è dietro e qual è il ruolo dell'FX artist. Per finire poi con lighting di Francesco Gallo. Io vi parlerò di come creare le luci, quello di cui mi occupo appunto è realizzare dei materiali plausibili con una resa reale e dare i colori ad una scena totalmente 3D. Ecco, questo è il sommario di quello di cui parleremo oggi. Cominciamo dal principio. Cominciamo da come nascono i cartoni animati, come nascono le idee che dalla carta vengono poi fissate in 3D e poi renderizzate e rese davvero reali e davvero interessanti grazie a artisti quali Francesco e Cristiana. Allora, come detto, mi chiamo Simone Giampaolo. Simone è il nome, Giampaolo è il cognome, nel caso ve lo stiate chiedendo. Sono nato e cresciuto nella parte italiana della Svizzera, nel Canton Ticino, quindi sono di origini italiane, però sono nato e cresciuto in Svizzera. Sono un regista freelancer di cartoni animati, di base in Inghilterra. Al momento lavoro molto con Jellyfish Pictures e Aardman Animation in Inghilterra, e qui in questo slide potete vedere alcuni dei clienti con i quali ho collaborato durante la mia carriera, da Disney Channel a Nickelodeon, Pokémon, Cartoon Network, Netflix, eccetera, eccetera. Ma come sono arrivato, ecco, in questa posizione di animatore e regista dell'animazione? Beh, torniamo indietro agli albori, quando ero ancora un bimbo. E io da che ho memoria... ho sempre disegnato, ho sempre illustrato storie, ho sempre inventato delle narrative. Questa è stata una passione che avevo fin da piccolo. Questa è una foto di Baby Me nel momento in cui ho scoperto che blu e giallo fa verde. Giusto per curiosità ho pensato di aggiungere una foto di me da piccolo, imparando, ecco, ad apprezzare l'arte, imparando ad usare l'arte per comunicare, raccontare storie. Questo è stato sempre molto... fondamentale per me, ecco. Ho fatto un percorso di studio abbastanza classico. Ho fatto il liceo scientifico in Ticino, liceo linguistico in Ticino. Dopodiché, a 18-19 anni, ho deciso di lanciarmi, ecco, nell'esplorazione di un percorso accademico più artistico. Quindi ho preso la decisione ponderata di andare a studiare in Inghilterra, perché non solo volevo imparare ad usare meglio i computer per poter imparare animazioni in 3D, ma volevo anche migliorare nel mio inglese. Il mio inglese era molto povero a 18-19 anni, avevo bisogno di migliorarlo, così ho preso due piccioni con una fava, ho detto...
inizio questa carriera nel 3D, ma anche miglioro il mio inglese così che poi in un futuro possa gestire un team o possa comunicare le mie idee anche ad un audience inglese, non solo italiano. Quindi sono finito alla Bournemouth University, sulla costa sud dell'Inghilterra, una università abbastanza rinomata in Inghilterra, ha una buona nomina. Mi sono trovato bene, ho fatto un corso di bachelor di 3 anni lì. Cristiana è anche finita a studiare alla Bournemouth University, come vi racconterà dopo, ma lei ha fatto un corso invece più intensivo di 1 anno, un master. La Bournemouth University offre diverse opzioni, ecco, di corsi. E, è stato duro studiare in inglese, soprattutto i primi anni, quando ci sono essay, report e diversi testi da redigere, da scrivere, non soltanto effetti speciali o animazione da fare. Però possiamo andare avanti con lo slide. Malgrado tutto, malgrado le difficoltà, sono stati 3 anni positivi, mi sono divertito e sono riuscito al termine di questi 3 anni di laurearmi ufficialmente in computer animation in 3D. Dopodiché, ecco, il salto da studente a professionista è sempre un po', fa sempre un po' paura, fa sempre un po' timore agli studenti, grazie a 2 cortometraggi in particolare, che non vi mostrerò adesso, vi faccio vedere semplicemente un'immagine qui adesso sugli still, ecco, e spero, e Police Feast. Grazie a questi 2 piccoli cortometraggi che sono riuscito a fare con un gruppo di studenti a scuola, queste sono diventate le mie carte da visita per ottenere poi il mio primo lavoro in uno studio di Londra chiamato Blue Zoo. Diciamo che, ecco, la stessa passione che da bambino mi spingeva a disegnare fumetti o a illustrare storie o scrivere storie, poi mi ha anche permesso di fare dei piccoli lavori, dei piccoli cortometraggi di pochi minuti che mi hanno permesso di trovare lavoro. Quindi sì, si ricollega tutto un po' alla narrativa, ecco, il mio amore per la narrativa. Adesso saltiamo un po', dopo aver trovato lavoro, questo è un po' il mio background, però volevo spiegarvi brevemente di cosa mi occupo io, che cos'è, cosa fa un animatore o un regista dell'animazione tutto il giorno. Il regista dell'animazione o l'animatore si occupa del processo, fa in modo che il processo del cartone animato funzioni. Il regista dell'animazione si occupa, il suo primo obiettivo è sempre quello di trasformare uno script, trasformare un testo, una storia, in un prodotto visivo che possa appassionare e possa divertire l'audience, sia adulti che bambini, a dipendenza del prodotto. Quindi il processo dell'animazione consiste innanzitutto nel prendere o nel redigere uno script. Questo è importantissimo. A volte i registi lo scrivono da sé, lo script, a volte invece prendono script di altre persone e lo adattano. Una volta preso lo script, definito lo script, quello script va trasformato in uno storyboard. Lo storyboard è una sorta di piccolo fumetto che narra le vicende e narra l'azione che avviene all'interno della storia. E questo storyboard è fondamentale, è uno degli alleati più preziosi dei registi per comunicare le proprie idee. Quando lo storyboard viene editato insieme in un software come Premiere, eccetera, e viene messo in sequenza, si ottiene un animatic. Quindi l'animatic è una versione un po' animata di un fumetto, così che si possa avere un senso del tempo e del ritmo. Ok, punto 2, layout, si passa dalla storia in fumetto alle camere in 3D, si salta nel software 3D, quale Maya per esempio, che uso spesso, e si bloccano le camere in 3D così che abbiano senso, così che la storia si possa comprendere. E terzo passo, ci si occupa della animazione vera e propria, ovvero il movimento dei personaggi, l'acting, la recitazione, le scelte di narrativa, eccetera, eccetera. Tutto ciò viene preparato nudo e crudo, animazione nuda e cruda poligonale, poi
e viene passata ad altri dipartimenti della produzione, quali quelli di Francesco e Cristiana, che poi si occupano di davvero portare la luce e portare la magia all'interno di queste scene, rendendole quasi reali in 3D. Ecco, questo è molto testo, è molto talking e poche visuali, quindi vi faccio vedere adesso con il prossimo slide, sarà più facile comprendere quello che vi ho appena spiegato. Quindi ogni idea, questo è un'immagine, un fotogramma di un cortometraggio che ho fatto qualche anno fa, di tema natalizio, come potete notare. Ogni idea, ogni cortometraggio nasce come una bozza su carta, quindi la storyboard, anche se rudimentale, anche se semplicemente schizzato brevemente a matita, è necessario per bloccare l'idea. Quindi storyboard è la prima fase con cui io e molti altri registi creano dei cortometraggi o delle storie. Dopodiché possiamo passare alla prossima sequenza, che è un video che vi mostra chiaramente la progressione, questa progression da animatic layout e animazione. Quindi il primo passo è questo piccolo storyboard animato, semplici schizzi in bianco e nero, dopodiché si passa alle camere vere e proprie in 3D, in cui il personaggio è ancora rudimentale, non è bene animato, è semplicemente un po' in T-pose, come diciamo noi, in posizione T, senza un'animazione vera e propria, però le camere sono lì. Il quarto step che spesso facciamo in animazione è filmare noi stessi, questa è la mia vecchia cucina in Inghilterra, questo lo facciamo per avere delle reference, per avere delle ispirazioni a livello di performance, e il quarto step è quello dell'animazione vera e propria, quando il personaggio inizia a muoversi, il personaggio inizia davvero a prendere vita. Quindi questo è, poi dato tutto ciò consegnato nelle mani talentuose di artisti come Francesco e Cristiana, tutto ciò viene poi messo sotto le luci, con le texture e con i materiali giusti, così che diventi davvero 3D e si possa apprezzare con la bellezza dei personaggi e delle loro performance. Vi faccio vedere brevemente un altro esempio nel prossimo slide. Qui mi sentivo gagliardo e non avevo neanche a disposizione il tempo per fare uno storyboard, quindi sono saltato direttamente in Maya, nel software 3D, per bloccare le camere per questo piccolo commercial di Lego Batman. E da lì potete vedere, ecco, le camere rudimentali in alto a sinistra, poi l'animazione vera e propria in alto a destra, e il prodotto finito, dove tutto sembra plasticoso e tutto sembra ben illuminato, in basso. Quindi questa è un po' l'evoluzione, come parte un'idea e come viene sviluppata in un ambiente 3D. Ma come muoviamo, come gli animatori, come muovono questi personaggi? Per illustrarvelo vi faccio vedere brevemente il prossimo video. Questo è un po', questo è un personaggio di un cortometraggio, di un vecchio cortometraggio. I personaggi, l'interfaccia che gli animatori in 3D vedono è questa, sono poligoni tridimensionali nudi e crudi, e un sistema di controlli che muove uno scheletro tridimensionale fa sì che i personaggi si possano muovere, ecco, come vedete nel video. Quindi questo è il trick, ecco, che noi usiamo per poter muovere i personaggi ed animarli. Ok, possiamo andare avanti. Vediamo molto brevemente, ecco, per chiunque voglia intraprendere questa strada, per chiunque sia interessato a diventare animatore o regista di animazione, questi sono i miei consigli pratici. Innanzitutto sviluppare storie personali, questo è il pane. Io penso che se non si ha quella passione per la narrazione, non si possa diventare animatori o registi. Bisogna avere quella passione, e la passione si può ovviamente coltivare, non è che deve essere innata. Bisogna provare a scrivere delle storie, bisogna provare a illustrarle se possibile. Questo lo consiglio a tutti, ecco. E poi consiglio di analizzare i film, i grandi classici, come anche i nuovi film che vengono rilasciati su Netflix o Amazon. Spesso guardare dei brutti film
è utile quanto guardare dei capolavori, perché si nota, si può capire facilmente quello che funziona e quello che non funziona all'interno della narrativa e all'interno della regia. Terzo consiglio è disegnare. Tante persone dicono: io non so disegnare perché non l'ho mai fatto, però anche dei brevi schizzi usando degli stickman possono essere abbastanza per comunicare un'idea tramite uno storyboard e possono aiutare un regista a bloccare un'idea per una creazione di un film. Quindi io consiglio a tutti di fare un po' di disegno, anche disegno dal vivo, per esempio, live drawing, copiando un modello, una modella, quello può essere molto utile per animatori e per storytellers. Un altro grande alleato degli animatori è la recita, poter recitare davanti alla camera. Non tutti sono attori, non tutti gli animatori sono attori, però è diciamo una skill utile, anche se si è un po' timidi, anche se non ci si sente a suo agio proprio di recitare di fronte a un audience. È utile, ecco, che sviluppare questa skill. E l'ultimo punto, ma il più cruciale, è saper lavorare in team. I cartoni animati in 3D non vengono fatti da una sola persona, come potete vedere nei titoli di coda di film Pixar o DreamWorks. Ci sono centinaia di artisti, centinaia di mansioni all'interno di un film, quindi bisogna imparare a lavorare in team. Un buon regista di animazione serve il proprio team, così che il team possa servire la propria visione. Questo è fondamentale. Ok, io ho praticamente finito. Il prossimo slide sono dei libri che consiglio agli studenti, giovani studenti interessati a intraprendere questa strada: Directing for Animation, The Visual Story and Directing the Story. Questi tre libri sono ottimi per iniziare a farsi un'idea, ecco, di quel che significa fare la regia di un cortometraggio o diventare animation director di una storia. Questo è tutto da parte mia. Vi lascio a Cristiana, che vi illustrerà di più su come fare gli effetti visivi di un film o di un'animazione. Grazie mille. Grazie mille, Simone. Buongiorno a tutti, io sono Cristiana Covone e lavoro come FX artist sia in ambito cinematografico che televisivo, sia per i cartoni animati che per i film. Possiamo partire con le slide? Oggi vorrei brevemente illustrarvi qual è effettivamente il ruolo di un FX artist e raccontarvi brevemente quello che è stato il mio percorso formativo sino ad oggi. Possiamo andare avanti? Mi sono avvicinata al mondo della computer grafica una volta concluso il percorso nel mio liceo scientifico e appunto mi sono addentrata in questo mondo della computer grafica durante il mio corso di laurea triennale presso il Politecnico di Torino in design e comunicazione visiva. Quindi sono appassionata al mondo digitale sicuramente e sono riuscita a sviluppare un buon metodo di lavoro che è sicuramente fondamentale in qualsiasi contesto progettuale. Finito appunto la mia laurea triennale, però decisi di frequentare un corso decisamente più specifico e mirato allo studio degli effetti speciali. E così che scelsi di frequentare come diceva Simone, questo Master in Digital Effects presso la Bournemouth University. Questo è stato un Master che ha durato un anno, dove ho avuto la possibilità di lavorare a quattro progetti, di cui questo che vediamo nella slide è stato uno dei miei progetti personali, dove mi sono occupata appunto di creare questa coda di sirena e una volta finito, completato questo elemento in 3D, ho dovuto integrarlo con il footage dell'attrice in riva al mare. Successivamente, possiamo passare alla prossima slide, una volta conclusi i miei studi ho iniziato il mio primo lavoro a Londra,
come FX artist presso la Jellyfish Pictures, dove ho avuto la possibilità di lavorare per molti progetti e progetti molto interessanti, tra cui How to Train Your Dragon Homecoming, commissionato dalla DreamWorks Animation. Grazie a questo progetto ho avuto la possibilità di ottenere una nomination per i migliori effetti speciali per TV e media negli scorsi Annie Awards che si sono tenuti a Los Angeles lo scorso dicembre. E questo sicuramente è stato il traguardo più grande del mio percorso ed è stata anche un'esperienza molto interessante, in quanto ho avuto la possibilità di incontrare molti registi, persone che hanno lavorato per Disney, per Pixar e così via. Ok, una volta concluso, diciamo, ho speso appunto 3 anni a Londra e dopo questi primi 3 anni mi sono trasferita in Germania, dove lavoro attualmente per Pixomondo, un'azienda globale che è conosciuta per aver lavorato a progetti come Il Trono di Spade, Mandalorian e così via. Possiamo passare alla slide successiva, dove qui vi ho elencato alcuni progetti a cui ho avuto la fortuna di lavorare e, come potete vedere, ho avuto esperienza sia per cartoni animati che per serie TV commissionate ad esempio da Netflix, HBO e così via, ma non solo, in quanto ho avuto la possibilità di lavorare anche per commercials, quindi pubblicità, o anche per esposizioni, in particolare commissionate da un museo ad Amsterdam, di cui analizzeremo alcuni shot, che è stato, diciamo, probabilmente il lavoro più interessante per quanto riguarda gli effetti speciali fotorealistici. Possiamo andare avanti. Ok, qui diciamo vorrei raccontarvi molto brevemente qual è effettivamente il ruolo di un FX artist, sebbene sia, diciamo, molto difficile semplificarlo in una sola frase. Allora, diciamo che in generale un FX artist si occupa di creare elementi dinamici in 3D sia appunto in larga scala che in piccola scala, sia magici che realistici. E con ciò si intende appunto la realizzazione di enormi esplosioni, incendi, tornadi e così via, ma anche di elementi in piccola scala che vanno a dare quel dettaglio di iperrealismo allo shot, affinché il pubblico venga, diciamo, si convinca che quello shot sia stato ripreso nella vita reale piuttosto che creato con la computer grafica. Come per esempio minimi dettagli quali nebbia nell'atmosfera, piccole goccioline magari su non so, dei vetri, insomma, tanti quei piccoli dettagli che sono anche a volte impercettibili, ma che danno quel valore aggiunto allo shot. Nella slide successiva ho aggiunto una piccola frase, in quanto appunto il lavoro dell'FX artist non si riduce solo a questo, in quanto c'è tanto lavoro strategico e di management, poiché un bravo FX artist deve essere anche capace di creare dei setup che siano funzionali in un minor tempo possibile, che magari coprano tante diverse situazioni. Come per esempio se si richiede di creare un setup della dust creata magari da un dinosauro in corsa, questo setup deve essere appunto flessibile a più tipi di animazione, in quanto il dipartimento di FX, come diceva Simone, in generale per creare un progetto c'è bisogno di tante persone. Queste tante persone sono divise in dipartimenti. Il dipartimento di FX è, diciamo, successivo a quello di animazione e precede il dipartimento di lighting, di cui vi parlerà Francesco. Andando avanti con le slide, vi mostro qualche piccolo esempio
In questo shot, appunto, che questo è stato uno degli shot commissionati dal museo, a primo impatto, diciamo, si potrebbe pensare che l'FX è solamente uno, ovvero del baby dinosaur che rompe l'ovetto, ma in realtà, se vediamo nella slide successiva, i layer, i livelli di FX sono 6. In quanto ovviamente c'è il livello principale che è l'uovo rotto dal dinosauro che è stato precedentemente animato dall'animatore e appunto poi vengono aggiunti grazie a questo elemento si riesce a creare l'effetto appunto desiderato. Per dare più realismo a questo shot ho dovuto creare l'elemento interno dell'uovo, della membrana interna, in più fluido amniotico e anche elementi che appunto proprio per il carattere, quindi per esempio gli elementi di saliva. Affinché un FX artist riesca a creare questi elementi, ovviamente c'è bisogno di tantissima ricerca, in quanto l'FX artist non deve semplicemente aprire il software e fare magie, ma deve prima capire e aver conoscenza di essere cosciente appunto di quello che deve andare a ricreare. Per esempio in questo shot io ho speso molto tempo a studiare come diciamo l'uovo si rompe, che tipo di forma diciamo hanno i singoli pezzi e anche il movimento di questi fluidi che accompagnano la rottura. Nel prossimo esempio invece vi ho messo un FX più semplice, in quanto in questo caso vediamo un singolo FX, che la distraction di questo muro, in quanto diciamo possiamo dire che sì, è un FX solo, però il 50% dell'FX viene dato dall'animazione della macchina, ma il restante 50% è totalmente gestito dall'FX artist, in quanto diciamo deve essere capace di gestire tanti piccoli dettagli, come ad esempio avere il controllo di quanti mattoncini cadono, in che modo, con quale velocità, se alcuni pezzi devono restare magari attaccati al muro e non cadere completamente. E si può dire che uno shot, un setup è vincente nel momento in cui l'FX artist ha completo controllo, poiché deve soddisfare tutte le richieste del visual effects supervisor o dell'art director. Nel prossimo esempio, invece, vi mostro della dust, quindi questa polvere creata dall'animazione dei dinosauri, e vi ho messo a paragone come diciamo il look della scena in 3D e poi come viene appunto esportata l'immagine finale. Ciò che, come vi dicevo prima, ciò che arriva nel dipartimento di FX sono in questo caso i dinosauri e gli elementi dell'ambientazione, quindi il terreno. E poi con questi elementi si riesce a creare un'interazione tra la simulazione in sé e l'animazione. Quindi in questo caso noi abbiamo le zampe dell'elefante che una volta raggiunto, diciamo, ad ogni passo si emette questa simulazione. Nella slide successiva vi ho messo un turntable, come lo chiamiamo noi, di questo fumo e di come appunto appare nella scena in 3D. Tutti questi lavori sono stati realizzati con un software chiamato Houdini, il quale è attualmente il più comune, ma come sappiamo la tecnologia è inarrestabile, quindi magari domani utilizzeremo un altro software, però al momento è il software principale ed è stato il tool che ho studiato solamente l'utilizzo di questo tool durante il mio master. Nella slide successiva concludo con un altro paragone
tra appunto di nuovo la scena in 3D e quindi come viene, come è il look, diciamo, di questo fumo in 3D, come potete vedere è racchiuso in questi quadratini blu che sono l'equivalente, si chiamano voxel e sono l'equivalente dei pixel delle immagini e come potete vedere inoltre nella scena in 3D non ci sono materiali poiché non ne abbiamo bisogno, abbiamo bisogno solamente della geometria in 3D con cui il fumo deve avere un'interazione. Una volta che questo effetto è stato approvato in un, appunto in produzione, viene poi esportato nello stesso modo in cui l'animazione viene esportata ed importata nell'effects department. Quando in questo caso il fumo viene approvato, si esporta di nuovo e viene diciamo mandato al dipartimento successivo, che è quello di shading e lighting, di cui Francesco vi darà un overview. Io vi ringrazio moltissimo e se avete qualsiasi domanda sono qui, nessun problema, e se inoltre se volete intraprendere questa carriera, ciò che consiglio è di essere sicuramente curiosi, poiché un effetto è vincente nel momento in cui sembra vero. Quindi bisogna avere appunto una conoscenza di come, diciamo, di qualsiasi tipo di effetto che si può ricreare, ma sicuramente bisogna essere anche creativi, cioè bisogna magari avere uno sguardo alla realtà, ma poi creare qualcosa sicuramente di unico, che rispecchia magari il vostro gusto o la vostra personalità. Do la parola a Francesco, grazie mille. Grazie, grazie a te Cristiana. Prima di Francesco prendo un attimo io la parola per ringraziarvi, perché da queste vostre parole, la tua Cristiana e quella di Simone, capiamo che è un mondo estremamente complesso. Voi lo state facendo davvero in pochi minuti in maniera molto sintetica e efficace, spero che sia tutto chiaro. Devo dire che stanno arrivando parecchie domande che vi faremo veramente fra qualche minuto. Se posso dire una cosa velocissima, è che mi piace molto questo partire da elementi concreti, no? Dalla carta, dalla penna, dallo scrivere la storia, da avere un'idea. Io non so quante uova tu abbia rotto, perché poi come uova di gallina, intendo. Sì, ecco, per capire come, no, come nascono poi i dinosauri dalle uova, perché chiaramente devi partire degli elementi concreti, così ho immaginato io. Va bene, grazie molto davvero. Cristiana, passiamo la parola a Francesco Gallo, continuate a fare le domande, chi ha delle curiosità le faccia, tra qualche minuto cercheremo di trovare lo spazio anche per le domande. Prego Francesco Gallo, da Londra, fotografo e artista di computer grafica. Prego. Grazie mille. Ciao a tutti, possiamo introdurre la prima slide. Io sono Francesco Gallo e mi occupo appunto di lighting e la creazione di materiali texture per quanto riguarda la parte di CG, e poi ho una seconda anima natura che è quella orientata alla fotografia. Vi ho messo come seconda slide il mio percorso, perché penso sia una cosa fondamentale da passare a chi non ha ancora ben deciso cosa fare. Mi sono diplomato nel 2009, ho fatto liceo scientifico e non avevo ben chiaro quale dovesse essere la mia strada. La tesi che ho portato al mio diploma è stato sulla fotografia. Me ne sono reso conto solo tempo dopo di quanto questo poi abbia segnato il mio percorso, in quanto quella è stata la strada che ho seguito. La tesi in fotografia mi ha permesso di entrare in questo mondo e dire ok, provo ad immergermi un po' di più. Ho cercato un'università che ne parlasse e che si interfacciasse il più possibile con i multimedia. E ho trovato nello UAV di Venezia questo corso, che è un corso parallelo ad architettura, ed era più incentrato sul teatro, la fotografia, la creazione di video e anche la recitazione. Durante i 3 anni allo UAV ho avuto la possibilità di sperimentare e di toccare con mano il più possibile diverse discipline, quindi dalle riprese televisive alla fotografia, alla creazione di piccole cose in 3D. Ovviamente non era specifico nel 3D, ma ha dato più o meno un overview, una visione totale su quali sono i mezzi che ad oggi ci sono per creare un'immagine. Finita la laurea, volevo continuare a fare il fotografo, quella era la mia idea.
e stavo cercando un corso più specifico di Photoshop, sono venuto a conoscenza, a dire vero, no, mia madre mi ha convinto, ha trovato, mi ha suggerito questa scuola, Big Rock, che consiglio a tutti di cercare, e da là è iniziato il mio percorso nella computer grafica. Big Rock offre un master di 6 mesi, quindi molto intenso, non ha più o meno niente a che fare con quello che ha fatto Simone e Cristiana, che sono master più lunghi e duraturi, con diverse modalità di insegnamento. Big Rock propone appunto un master in 6 mesi molto intenso, in cui vengono toccati tutti i punti, viene insegnato come due mattoncini uniti assieme possono creare qualsiasi cosa, quindi non ti viene insegnato come fare un dragone, ma ti vengono dati i due mattoncini Lego per poter creare poi il dragone. Poi sta a te decidere cosa vuoi farne di quei mattoncini. E questa è stata un po' la filosofia che mi sto portando dietro da ora. Il master è durato 6 mesi e ho avuto la fortuna di essere stato scelto tra gli studenti più meritevoli del corso, e mi hanno proposto di rimanere là altri 6 mesi per far parte di quello che è definito RED, ossia un gruppo di ragazzi che fanno ricerca e sviluppo. E dopo questi 6 mesi ho collaborato con Big Rock per altri 2 anni come insegnante, e poi mi occupavo di video e fotografia, quindi la fotografia è sempre stato un filo conduttore in tutte le mie esperienze, e sicuramente mi ha permesso di sviluppare la mia idea e la mia visione sulle cose. A un certo punto mi sono reso conto però che non era totalmente quello che volevo, ossia volevo provare a vedere qualcosa di più, volevo vedere come veramente venivano creati i cartoni, come veramente venivano realizzate queste produzioni. In una settimana ho contattato una mia amica all'epoca che viveva a Londra e lavorava in questa azienda, Jellyfish Picture, e lei mi ha raccontato che c'erano delle posizioni aperte, quindi ho semplicemente deciso di applicare e provare. E mi sono buttato, in una settimana ho deciso e sono partito, e mi sono trovato catapultato in questo nuovo mondo completamente differente. Non conoscevo molto bene l'inglese, e infatti i primi anni sono stati un po' difficili, ma ormai sono 5 anni che sono qua e sì, le cose alla fine si imparano. A Londra le produzioni funzionano un po' diversamente, probabilmente, che dall'Italia, sono abbastanza veloce, quindi dopo i primi 7 mesi in Jellyfish Picture il progetto è finito e ho dovuto cambiare società, e sono andato in Blue Zoo. Ho avuto la fortuna di conoscere Simone a Blue Zoo, e sono appunto state le persone che poi mi hanno dato altri contatti per poi proseguire il mio percorso. Finiti altri 6 mesi in Blue Zoo, sono ritornato in Jellyfish Picture, dove sono 4 anni che lavoro là. E una differenza secondo me delle produzioni un po' italiane, inglesi, è che qui si tende molto a dare responsabilità alle persone e a credere nelle persone. Ringrazio appunto Jellyfish Picture, che finora, ma produzione dopo produzione, mi ha consentito di crescere e mi ha dato sempre più motivo di aumentare le mie capacità. Nella prossima slide è un overview di quello da cui sono partito, ossia queste sono le mie fotografie, è la mia visione del dettaglio che mi ha portato poi ad applicare questo dettaglio nella CG. Le cose che ho trovato quando ho cominciato a fare computer grafica, ho trovato un nesso tra la fotografia e appunto il computer, nel modo in cui la computer grafica ti permette di fare delle fotografie ma senza porti dei limiti. Nella prossima slide ci sono altre fotografie. Questo è semplicemente sì, il mio dettaglio e la mia visione più o meno del mondo. Prossima slide. Questo è quello invece che porto lavoro, quindi partendo dalla fotografia e il dettaglio e l'attenzione al dettaglio, io durante la mia giornata normale pento, ossia dipingo le texture che colorano e formano il modello. In questo caso questo è un esempio di un personaggio dove appunto in un render ci sono diversi pass e diverse mappe che contribuiscono alla creazione del materiale e contribuiscono a rendere il materiale più veritiero e reale possibile. Qua potete vedere appunto un diffuse, c'è la mappa del colore, la mappa della roughness,
ossia quella che definisce come la luce reagisce col materiale, ossia le riflessioni, e una normal map, ossia come la superficie reagisce con la luce. Nella slide successiva, questa è come si pone una scena più o meno 3D. Quindi il mio lavoro è fare una foto a questo modello, però senza avere dei limiti reali. Cioè, quindi posso muovere le luci in qualsiasi modo, posso colorare le luci, posso girare le luci attorno al modello e posso creare infinite soluzioni in questa scena. Questo è stato quello che mi ha colpito, che mi ha fatto abbastanza innamorare della computer grafica, il fatto di unire fotografia e tecnologia, praticamente. Questo è uno schema luci che potete ritrovare in qualsiasi studio fotografico, quindi c'è una key, una rim, una fill, e sono le luci che sono le stesse luci che si userebbero in un set fotografico reale, solo che qui non ci sono limiti fisici, appunto, che ci trattengono nel creare cose nuove e diverse. Nelle prossime slide, appunto, definisco le diversi tipi di luci, ossia in una normale c'è sempre la luce principale, che è quella che definisce la direzione della scena e che racconta la storia. Quindi, data l'animazione, la luce contribuisce spesso ed influisce nel modo in cui questa narrazione viene raccontata. Uniti insieme il lavoro di Simone, il mio e quello di Cristiana, compongono la scena finale e trasmettono la sensazione che il regista, appunto Simone in questo caso, vorrebbe raccontare. Sono parti diverse, ma che non esistono singolarmente, ma devono essere unite assieme per creare questi progetti. Esatto. Prossima slide. Questo è il prodotto finale. Appunto, la definizione di un buon prodotto è quando si riesce a vedere il dettaglio e quando l'immagine si riesce a leggere correttamente. In questo caso sono letteralmente delle fotografie che vengono fatte in 3D, quindi penso sia molto importante trasmettervi quest'idea in cui le vostre passioni spesso si connettono al mondo del lavoro che poi andrete a fare. In questo caso sono riuscito a partire da una passione che era la fotografia e tradurla nel lavoro che sto facendo adesso. Prossima slide. Questi sono alcuni dei progetti a cui ho lavorato. Sono molto simili perché abbiamo collaborato spesso con Cristiana, abbiamo lavorato nella stessa azienda e ogni progetto ovviamente mi ha insegnato molto e il messaggio che vorrei passare è che non si smette mai ovviamente di imparare. Lavoriamo in team di a volte 200 persone, quindi da ogni persona che c'è a fianco noi possiamo imparare cose nuove e possiamo migliorare le nostre skills. Frugals è stato il primo progetto a cui ho lavorato ed era abbastanza, è una TV serie per bambini abbastanza semplice. E poi Step per Step, Danny Senasher, è stato il secondo, dove ho affrontato più un ruolo di lead, quindi ho gestito un gruppo, un team di lighting, quindi devo dare dei feedback su delle animazioni e mettere più del mio e della mia visione. Innocence è una serie TV per Netflix dove mi sono occupato di aspetti più fotorealistici, quindi ho dovuto matchare una copia ad al vero di una persona, quindi abbiamo ricreato delle letteralmente le facce delle persone in 3D. E Autotrainer Dragon or Coming è l'ultimo progetto a cui abbiamo collaborato con DreamWorks, e lavorare con un cliente così grande è assolutamente una cosa fantastica per la quantità di spunti e per le direzioni che ti vengono date. Ultima slide, ringrazio tutti, se avete domande ovviamente questi sono i miei contatti e sì, lascio un po' più spazio alle domande vostre se ne avete. Allora, grazie Francesco, anche tu sei stato sinteticissimo, siamo quasi in orario, guarda, stiamo rispettando lo schema che ci eravamo fatti. Adesso io comincerei con le domande. Che domanda sta arrivando? Ce ne sono parecchie, probabilmente più di quelle a cui riusciremo a rispondere. E Arianna, la studentessa del Bodoni, ne ha una pronta per Simone Giampaolo. Prego, Arianna. Ti chiedono qual è il punto che ci hai illustrato che preferisci, quello più interessante, più appassionante? Il lato? In che senso?
appunto probabilmente nei tre punti che hai messo giù, dall'idea, il layout, eccetera, qual è la fase, diciamo, della lavorazione che ti interessa di più? I tre, certo, è la creazione dell'idea, assolutamente, quel processo di brainstorming, quel processo di abbozzare le idee, di cancellarle, di buttarle via, di trovarne di nuove, di unirle a idee di colleghi o di amici o della famiglia. Ogni tanto chiedo pareri anche ai miei genitori e a mia sorella, ecco, per trovare degli spunti e delle idee. Quello è il processo più bello, secondo me, quello che dà più soddisfazione, ma anche il più doloroso, quello dove devi continuamente portare alla luce dei bambini e poi ucciderli. Puoi portare alla luce altri bambini e ucciderli di nuovo. Quando si trova il bambino giusto, l'idea giusta, che poi cresce in qualcosa che può essere un bel cortometraggio o una pubblicità o un film. Ecco, a scanso di equivoci voglio dire che non, in questa diretta non ci sono state crudeltà inutili, quindi non abbiamo ucciso nessun essere vivente come i bambini. No, era metaforico. No, grazie, sì, se posso dire una cosa, la dico, diciamo, la prendo. Questa cosa qui del fatto di mi piace molto il pensiero che si possa creare davvero scrivendo su carta e penna, ma non è un fatto che io adesso anagraficamente sono il più anziano di tutti quanti voi. E secondo me sono delle cose distinte, lungi da disprezzare le tecniche digitali, i mezzi con cui adesso siamo in comunicazione. Secondo me c'è una parte di scrittura, di disegno, di manualità, cioè della mano che si muove, che fa delle cose che in qualche maniera ha un aspetto creativo e un suo modo di essere peculiare, ecco. Quindi che mi piace molto che si ripresenti anche poi in ambienti così complessi e in procedure così complesse con tutta quanta questa serie di persone. Infatti la domanda che invece io vorrei fare a Cristiana arriva da una domanda che ci hanno posto su Facebook, che è quello: che effetto fa lavorare per un colosso come DreamWorks? Ma io te la vorrei girare in un'altra maniera, nel senso che, cioè, tra un colosso come DreamWorks e invece magari una company più piccola, qualcosa di poi anche lì piccolo è sempre relativo probabilmente, però ci sono delle differenze sostanziali, cioè tra lavorare con una piccola compagnia che si occupa di queste cose piuttosto che con un colosso internazionale che tutti conosciamo. Io posso dire che per qualsiasi progetto ho lavorato mi sono sentita sempre estremamente fortunata, perché amo il mio lavoro, quindi qualsiasi sia l'effetto che devo ricreare è sempre davvero exciting. Sicuramente lavorare per un cliente come DreamWorks dà una carica incredibile, perché sai che è un progetto molto conosciuto, la qualità è davvero estrema, quindi io mi sento davvero fortunata per aver, diciamo, appunto per il fatto di aver lavorato per questo progetto, e sicuramente sono anche cresciuta tantissimo, perché come Francesco all'inizio ho lavorato per delle serie TV più piccoline, quindi magari la richiesta o la resa che veniva, diciamo, appunto richiesta dai supervisor magari era più non facile, però era più raggiungibile, ecco. Dovendomi confrontare con le richieste di un cliente come DreamWorks, mi ha messa più alla prova, è stato molto più challenging, quindi per me è stato ancora meglio, perché è stata una sfida più grande. Quindi poi io sono molto testarda, quindi quando diciamo decido di voler raggiungere quell'obiettivo non mi fermo, e ho imparato tantissimo le loro richieste. Certo, posso anche dire che all'inizio ero un po' spaventata, nel senso magari non mi sentivo tanto all'altezza, però sono stati davvero fantastici, perché sono stati molto costruttivi, e è stato, diciamo, secondo me è stato fattibilissimo lavorare per loro. E appunto, come dicevo prima, la cosa più bella è stata la crescita e tutto quello che ho imparato, perché diciamo mi sono sentita molto più forte dopo quell'esperienza. Benissimo, va bene, grazie. C'è ancora una domanda per Francesco Gallo. Il tuo lavoro di fotografia, cioè vedi delle parentele, delle differenze sostanziali da un altro lavoro di fotografi, che è quello della cinematografia, diciamo fatta su pellicola, no? Tu lavori con qualcosa che è immateriale, quindi hai delle luci che sono immateriali, poi però diventano luci vere quando vediamo il prodotto finito.
E invece la direzione della fotografia su un set cinematografico, magari con scenografie vere e costruite, oppure no, e attori veri. Ci sono delle differenze. Qual è la differenza, secondo te? Perché gli Allievi del Bodoni poi fanno ancora una cinematografia di come fatti. Spesso a dire le cose sono molto legate, in quanto non tanto nel cartoon, ma più nel VFX. Penso quasi tutte le riprese vengono poi integrate in computer grafica. Se guardiamo gli ultimi film, per dire gli Avengers, tre quarti di riprese vengono, gli attori vengono ripresi, ma poi il contesto dove sono e l'ambiente attorno viene ricreato in computer grafica, quindi spesso si uniscono la parte di cinematografia e luci reali con quelle della computer grafica. Addirittura quando vengono fatte le riprese spesso si cerca di salvare e ottenere delle informazioni che vengono poi utilizzate per creare la scena al computer. Quindi vengono scattate determinate foto che poi vengono usate per ricreare lo stesso schema luci in computer grafica. Spesso gli stessi direttori della fotografia hanno doppio lavoro, sono direttori della fotografia sul set e in computer grafica, assolutamente. Va bene. Arianna, forse tu avevi ancora una domanda per Simone, o mi sbaglio? Sì. Volevamo sapere un po' le tempistiche di come si gestisce un lavoro come soprattutto Cristiana, un lavoro come quello, ad esempio, del dinosauro, della rottura del guscio, come tempistiche, come ci si organizza. Ok, vai Simone, vai prima tu. Allora, io devo dire, come regista di cortometraggi e di pubblicità, il tempo e denaro. Vale a dire, a dipendenza del budget, a dipendenza dei soldi che vi sono a disposizione per creare un certo prodotto, allora si può fare ricerca e dedicare un determinato tempo e una determinata attenzione ai dettagli. Con questo intendo dire che se il budget è piccolino, allora un cortometraggio, una pubblicità di 30 secondi può uscire nel giro di 7-8 settimane. Se invece il budget è astronomico, come i grandi film di Star Wars o gli Avengers, eccetera, eccetera, allora 30 secondi potrebbero anche richiedere 6 mesi. Quindi davvero dipende dal contenuto dell'animazione e dal contenuto e dalla complessità di quello che questa animazione mostra all'audience. Quindi è davvero, può cambiare. Quando ci sono gli effetti visivi come quelli di Cristiana all'interno della scena, i ritmi di lavoro sono un po' più lenti, perché adesso Cristiana ve lo spiegherà, queste simulazioni di fluidi, di particelle, di liquidi, di polvere, richiedono un sacco di tempo. Quindi diciamo che il cartone animato più stilizzato, più giocoso, può essere fatto un po' più velocemente, mentre invece gli effetti speciali realistici richiedono un po' più di tempo, come Creed. Tu cosa ne pensi? Ho detto giusto? Sicuramente il quantificare quanto tempo è molto difficile, perché dipende da tantissime cose. Sicuramente, come diceva Simone, dal budget, perché si parte sempre da lì. Cioè, in produzione appunto si fa una stima a seconda di quanto il cliente vuole spendere, ecco. Una volta che vengono appunto decisi gli storyboard, la storia e tutto quello che deve succedere, si fa un bid. E quindi sì, io ho fatto tante volte questo meeting dove appunto una produzione mi chiedeva: secondo te quanto tempo ci vuole per fare questa cosa? Appunto, in generale un FX, cioè il tempo per realizzare un FX viene quantificato con tanti, diciamo, a seconda dei dettagli, quindi della scala, se è un FX piccolo, un FX grande, se ha l'interazione con l'animazione, oppure se è un FX a sé, come ad esempio magari il fuoco in un falò. Lì non ho bisogno magari di avere interazione con i caratteri, quindi è tutto un po' più veloce. Per quanto riguarda l'esempio dell'ovetto, come dicevamo, ci sono 6 effects in quello shot, quindi
posso dire che ci sono voluti intorno ai 2 mesi, perché, come dicevo, c'è bisogno di tantissima ricerca all'inizio, e quella è la parte più importante. Una volta fatta la ricerca si può mettere in mano al software, poi, data una prima versione, torna sempre indietro perché magari il cliente ha delle note, vuole cambiare qualcosa. Quindi diciamo che, come dice Simone, è un processo un pochino lento, perché una volta che si è fatto la simulazione, per magari esportarla in alta risoluzione, il computer, a seconda della potenza del computer, ci vuole anche tanto tempo per esportarla. Quindi ci sono tantissimi fattori, è davvero difficile quantificare, però in generale si parte da dei valori e da lì si cerca di avere una stima, ecco. Quindi due mesi per uno shot di pochi secondi. Esatto. Ecco, quindi chiunque di voi, allievi, giovani aspiranti animatori o filmmaker che non ha pazienza, allora questa non è la strada per voi. Perché bisogna essere molto pazienti per queste discipline. Per fortuna, Arianna, penso che abbia una domanda per tutti e tre voi. Prego, Arianna. Allora, qual è il vostro film di animazione preferito, non solo tra quelli ovviamente tra cui in cui avete lavorato, o che magari vi ha ispirato proprio, vi ha aiutato nel vostro percorso? Il titolo che siamo in chiusura. Vai Fra. Toy Story 1. Il primo Toy Story, il primo cartone realizzato al computer. Ed è quindi, sì, riguardandolo adesso funziona ancora ed è pazzesco quello che hanno fatto. Cristiana? Io, diciamo, sono stata sempre innamorata dei film Disney, anche i primi che non erano fatti in 3D, e mi sono avvicinata, diciamo, al mondo della computer graphic dopo Harry Potter, in realtà, e fin quando poi uscì Oceania della Disney, lì proprio mi sono innamorata della simulazione dell'acqua e di tutti gli effects realizzati in quel film, e quello è decisamente il mio preferito. Io suonerà un po' scontato, però il Re Leone mi ha segnato molto della Disney, come anche il Principe d'Egitto della DreamWorks. Quei due sono i miei due capisaldi di narrazione animata, per in my humble opinion, come diciamo a Londra. Va bene, allora io vi ringrazio davvero tantissimo. C'erano ancora delle domande. Diciamo che ci riserviamo poi magari a un ulteriore, visto che questo Giovani Sguardi vuole essere una sorta di laboratorio permanente, magari a qualche approfondimento, magari con ognuno di voi singolarmente, per così approfondire un aspetto del vostro meraviglioso lavoro. Allora io ringrazio Simone Giampaolo, ringrazio qui da Londra, Cristiana Covone da Stoccarda, Francesco Gallo anche da Londra, io e Arianna Polla, così vi abbiamo un po' accompagnato, vi rimandiamo all'appuntamento. Il prossimo appuntamento sarà il 3 giugno, sto leggendo, alle 15 con le OGR di Torino, e quindi ci sarà di nuovo una diretta sui canali che riguardano l'Istituto Bodoni, Paravia e Giovani Sguardi. Online lo trovate. Quindi vi ringrazio moltissimo tutti e tutte, vi saluto e spero di rivedervi presto. Grazie mille. Grazie mille. Ciao. Tutti. Ciao, grazie.